Roberto Torsi, sono uno dei fondatori delle, su Facebook del Comitato Non Centrale Biomasse e dell'associazione Vivere a Miro. Allora, in poche parole, quello che a me disturba assai è che questa centrale biomasse l'hanno fatta in maniera, diciamo, non molto democratica. Cioè, l'ha fatta il comune con i fondi regionali, sappiamo, europei, non è come dicevi tu, Carlo Luca, ti do il tuo, non è Alberto di Aurelli, che è il 60%, l'80% a fondi europei, ma il 60% perché su un milione di euro, 400.000 avete voi. Ma aspetta, fammi finire a parlare, dopo avrai tempo di replica perché ho sentito che parlavo. Walter l'hanno interrotto, poi penso anche il filologico della discussione, io scusate, adesso parlo io, poi potrete anche intervenire, fare delle domande e parlare anche voi. Non è per essere, però se sto seguendo una logica poi la perdo. Allora, 400.000 euro presso il fondo deposito prestiti, no, eccetera, perciò 600.000 euro su un milione di euro è il 60%. Ok, ma quello che è grave è che non hanno fatto nessuna valutazione né ambientale né medica, ma soprattutto nessuna concertazione con i cittadini, perché in democrazia, io penso che voi siate tutti democratici, non, ecco, la cosa importante è parlarne con i propri concittadini, perché tu fai una cosa così impattante, di spesa così rilevante, dovresti informarle perlomeno i cittadini interessati a quest'opera, quelli del centro storico, oppure anche per me di tutte le amministrazioni, di tutto il territorio comunale. Adesso faccio un inciso perché Carlo è venuto a affrontare una frazione del Biro a fare le riprese dove c'era anche il dottor Roscani, che è assessore, c'era il sindaco, il vice sindaco, e quando Carlo gli ha detto: ma scusate, bella cosa questa manifestazione di democrazia, perché per riguardo le wireless, no? Riguardo il collegamento internet, ok, sì, è stato bellissimo, perché la gente, va bene, se sto parlando, signora, vuole venire lei? Siccome noi siamo vabbè, cittadini di San Marcello, sì, beh, sì, beh, le sto parlando, le sto dicendo delle cose che a conclusione interesseranno anche San Marcello, perché io sono contro questa centrale, allora le sto dicendo il motivo. E allora, quando Carlo gli ha detto, gli ha chiesto: ma perché non avete fatto anche per la centrale biomasse? Perché non hanno saputo rispondere, uno si girava dall'altra parte, quell'altro è fuggito, eccetera. Allora, cara signora, in democrazia, quello che stavo dicendo, è importante la concertazione, perché io, se faccio una cosa così importante e così impattante per la salute e per il contribuente, anche per i soldi del cittadino, devo avvisare i miei concittadini. Loro non hanno fatto nulla di questo, glielo assicuro. Qua perlomeno Carlo ha fatto questa assemblea in questo teatro per valutare se è possibile farla o non farla, però la nostra è pubblica perché l'ha fatta la regione, fondi europei, regione e comune, qua è privata, però fino allo stesso l'hanno fatta in prossimità del centro storico. Alberto prima faceva vedere i tre cammini, quelli hanno pure avuto un costo, spostare un cammino su un altro che è 50 metri, ma quello che il problema è che non hanno valutato gli impatti dei venti, i venti, quelli che vengono prevalenti a San Vicino, portano quest'aria, diciamo questi fumi, nel centro storico, nei veicoli, nelle piazze del centro storico. Io posso capire, io sono di stato al centro storico, ma lui ci vive e possiamo capire anche l'impatto per la respirazione, per la salute di questa gente, perché bene o male, diossine, polveri sottili, ultrasottili, questa gente le respira, capisce? Allora, come diceva prima, devono chiudere le finestre, perché non posso, hanno una bella giornata, c'è questa centrale che fuma, devono chiudere anche le finestre perché entrano i fumi dentro casa, e non penso che sia una cosa salutare, non è che un aereo, capisce signora? È un problema per tutti i cittadini del centro storico. Io le volevo dire, ecco, il fatto della democraticità è molto importante, perché tu, ti ripeto, il sindaco, non so quale, se lei perlomeno sta partecipando a questa riunione e sente anche le voci contrarie o a favore della tesi che voi state perorando per questa centrale. Come? Vabbè, no, perché se parlate io vi posso anche rispondere, non è se fate domande con la signora. Allora io posso chiedere una cosa, siccome prima
sì. Vedere nell'arco del tempo, dell'anno, eccetera, quanti turni, quante riuscite. Signora, ha pienamente ragione. Quanto si gare persone noi... da 50 metri d'asta centrale? No, rispondo io, rispondo. No, io chiedo. Basta questo per quello che... Vabbè, adesso, no, un'altra cosa le rispondo, io non sono un tecnico, signora, ma le rispondo, in provincia, quando c'era, abbiamo fatto una conferenza di servizi, c'era l'amministrazione comunale, c'eravamo noi i comitati, è stato proposto di mettere questa centralina, però la provincia non ha i soldi, non ha la possibilità di portare un veicolo che può monitorare questi punti, allora si fa una volta. Adesso le passo il tecnico Alberto che è esperto su queste cose. Guardi signora, il discorso è questo, abbiamo chiesto anche alla provincia di mettere una... No, abbiamo prima chiesto al comune di mettere una postazione fissa per misurare le sostanze presenti in atmosfera, però qui la legge agisce con due binari, un controllo al camino e un controllo dell'aria. Allora, per ora il controllo al camino è obbligatorio per legge una volta all'anno, e questo per visto lei le ultime analisi che sono state fatte a febbraio per il funzionamento 2012-2013-2014, se funziona ci sarà un'altra analisi, una per 6 mesi di funzionamento. E questo è il controllo delle emissioni al camino. La legge 15207 testo unico modificato per una volta prevede per legge per questi impianti 4 sostanze: monossido di carbonio, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, polveri totali. Non polveri sottili. No, sulle polveri totali c'è tutto, sottili, ultra sottili, pie... No, è un tutt'uno. Purtroppo non sono divise per legge, le polveri, la legge parla delle polveri. Questo è il controllo dentro il camino, mettono una sondina e controllano lì. Perfetto. Allora, questa è un controllo. Il secondo controllo, importante come il primo, è controllare le sostanze emesse nell'aria con una postazione fissa o mobile su richiesta del comune. Non mi risulta attualmente ancora nessuna cosa del genere. Spero che sia stato esaustivo, Alberto. Sì, facciamo il dialogo tra di noi. Sono Carlo Carlovelli dell'Associazione Acumarchi. Mi adesso. Vediamo il video e poi ti facciamo il dibattito, va bene? No, più che altro perché è stata offesa, quindi non so chi l'ha offesa, non lo conosco. Signora, lasci perdere. Sapesse quante cose dicono a noi. Sono una laureata che lavora nel settore ormai dal 1995, faccio analisi chimiche, cliniche, analisi ambientali, di conseguenza chi mi dà dell'antipappata. Lo so, però signora, questo adesso, come diceva lei, è un altro discorso. Adesso passo un attimo a Carlo, sì. No, comunque io mi scuso a nome, signora, mi scuso a nome di non so chi è stato, comunque, ecco, perché chi comunque è da apprezzare chi è venuto, quindi nessuno deve insultare nessun altro, e quindi... Ecco, quindi mi scuso. Adesso no, anche per farvi capire, io sono stato ad aprile, pioveva quella domenica a dirotto, quindi abbiamo fatto il possibile per fare qualcosa. Dell'inceneritore a biomasse, fare qualche intervista agli abitanti e vedere se realmente, come descrive l'articolo sulla rivista della Regione Marche, questo impianto sia gradito alla popolazione. Ascoltiamo alcuni di loro. Questo che vedete è il simbolo del comitato No Centrale a Biomasse nel centro storico, un sito di cittadini di Apiro che hanno anche un sito su Facebook dove si scambiano notizie e informazioni su come si vive in una città con un inceneritore a poca distanza dal centro storico. Questa è una mappa del comune di Apiro. Qui vedete il centro storico della città e qui dove vi indichiamo praticamente sorge la centrale a biomasse. Questo punto qui, dove posto il mio dito, vedete c'è la centrale. Thank you.
Allora, il video era abbastanza interessante perché lì c'era proprio tutte le scenette dei cittadini che dicevano a loro, la vecchietta dalla finestra, la signora fuori del negozio. Però, ecco, almeno speriamo di aver suscitato in voi la curiosità di andarvelo a cercare, questo video, aprirlo, Biomasse, e vedere quello che ne pensano i cittadini. Adesso torniamo sul nostro caso di San Marcello e diamo la parola primo al rappresentante del comitato, il geometra di Francesco Antonio, e poi a Mosci che ci spiegherà la sua versione, diciamo, dell'impianto. Allora, prego. Salve, sono geometra di Francesco Antonio, che come amico del comitato seguo un pochettino la parte tecnica. Ora, siamo stati sempre in dubbio per questo incontro, perché prima di voler esprimere un giudizio sull'impianto che iniziamo a fare, volevamo avere dei documenti in mano, cosa che ad oggi, nonostante abbiamo fatto accesso agli atti più di un mese fa, ancora non abbiamo ottenuto. Spero che il signor Mosci abbia dato parere positivo per poter vedere il progetto, e se eventualmente ci ho dati prima, noi siamo anche contenti, anche perché... Ma io, per me, ho dato disposizione alla regione di darli in qualsiasi momento, perciò non c'è nessun problema. Anche perché eravamo rimasti che ce l'avrebbe dati comunque, quindi... Guarda, era sufficiente andare all'albopertorio del comune. No, non ce l'avevano, non ce l'avevano, quindi... Com'è? Non ce l'aveva, quindi adesso ce l'hanno, quindi... Ma comunque stasera, se stringete su altri argomenti che sì, sono interessanti... No, noi abbiamo, abbiamo finito, perché prima di poter esprimere un qualunque giudizio, al di là del fatto che è emerso comunque che la normativa è molto confusa e molto contraddittoria, quindi prima di esprimere un giudizio su quello che e si doveva fare, era opportuno avere questi documenti. Siccome ci erano stati promessi un paio di mesi fa, abbiamo dovuto fare questa richiesta, cioè accesso agli atti. Un paio di mesi fa è difficile perché lo presentare adesso, non è tanto. Siccome ci si era sentiti e quindi ha dato disponibilità anche a fare un contro pubblico, cosa che ancora non è stato fatto, quindi diciamo, ecco, l'importante è che intanto possiamo avere qualcosa, perché se no altrimenti andiamo sempre avanti con questo al sapere e non sapere. E quindi a questo punto, diciamo, ecco, come comitato, diciamo, rimarchiamo il fatto che non c'è stata, perché non c'è stata assolutamente pubblicità su questa cosa, cioè questa cosa l'abbiamo scoperta solo attraverso le nostre ricerche. Abbiamo saputo che c'era stato già un altro progetto che era stato presentato e nessuno era stato informato. Questo devo un attimo dire, perché diciamo... Ma poi dopo Mario, no, visto che lui stava parlando, mi ha chiesto, quindi diciamo che l'importante è che ci sia informazione, e ripeto, il comitato si è creato non per, per dare un preconcetto o no, ma per poter valutare, anche perché gli impianti a biomassa, ma in generale impianti per le fonti rinnovabili, sono sicuramente delle cose positive, però come abbiamo visto anche con la parte degli impianti fotovoltaici, ci sono state evoluzioni della legge che ha prima creato, poi tolto, e anche con le biomasse ha fatto la stessa cosa, quindi non vorremmo ricadere nella stessa posizione di quello che è già successo, e quindi prima di procedere a provare o vedere un progetto sarebbe il caso di attendere un momentino, quindi è solo questo. Quindi oggi noi siamo stati solo per, diciamo, perché abbiamo dato l'adesione, ma non avendo niente in mano ancora non possiamo dare nessun giudizio, che daremo e faremo, sperando anche che se ci sono altri documenti, anziché farci fare il giro della parte burocratica, ce li date anche a noi direttamente, se fosse possibile. È possibile, poi, perché io a Giacomo, non mi ricordo il cognome, sono stato a disposizione su tutto, e stavo il primo cittadino di Marcello che ha preso i documenti. Se lui mi avesse chiesto, Mario, farmi una copia dei documenti, io l'avrei portato con piacere, perché io non c'ho niente da fare e ho l'impianto.
l'interesse, come dite voi, di fare una cosa fatta bene, funzionale e sicura. L'importante è che sia questo, sì, poi dopo daremo i giudizi, tutto qua. Ecco, l'importante. Lei ha detto che è tecnico del comitato. Diciamo io sono. Vabbè, io sono un amico che aiuto. Ecco, dicevo, è una zona che è stata interessata da frana nel 1996. Volevo capire, se, visto che è un tecnico, se la normativa prevede che queste centrali possano essere costruite sopra un terreno franoso, visto che ancora non avendo accesso agli atti non sappiamo effettivamente dove verrà costruita, come, con quali prescrizioni, eccetera. E oltre, scusi, finisco la domanda. Le prescrizioni eventualmente che potrebbero essere concesse, eccetera, cioè riguardano la struttura portante o anche le strutture tipo le tubazioni, i camignoli, eccetera, eccetera. Perché per dire, adesso vi faccio l'esempio, a casa mia quando c'è stata la frana, la casa ha retto perché ovviamente la frana era fino a 8 metri e le fondamenta erano a 12. Però se sono staccate le fognature, se sono staccate le tubazioni, ovviamente questo crea... Cioè le sante tomassoni che è un po' l'anima e il motore di tutto questo comitato. Sante, ci dà. Sono tutte le domande vengono risposte dal fatto che noi abbiamo ricordato tutti prima di chiedere a lui. No, io ho chiesto a lui perché si è presentato come tecnico, ecco, quindi non so che lei ha il progetto di presentarci. Così magari. Cioè, va bene, magari io sono contenta perché la mia preoccupazione sì. Che altro il terreno allora, allora noi per illustrare il progetto esatto. Ma così sapete le dimensioni va bene, ok sì, allora ripeto, allora questa vedere... cosa forse poteva essere fatta prima cioè... allora vada, no, no, nel senso che questa cosa è diciamo è uscita fuori quando abbiamo saputo e se questa cosa era stata fatta due mesi fa forse già avevamo risolto qualche dubbio che sta sorgendo adesso tutto qua se ce lo fa vedere noi siamo se poi ce lo produce pure no? Così almeno senza che andiamo un'altra volta casomai si pagheranno i costi della copia no, diciamo siccome noi abbiamo fatto un accesso agli atti no? Abbiamo fatto un accesso agli atti allora se ci dai la copia noi siamo più contenti così non perdiamo tempo e non facciamo perdere tempo allora adesso diamo spazio all'azienda Moscimario con i suoi tecnici in modo tale che avete diciamo gli diamo 20 minuti vabbè no perché dopo volevo parlare della carta d'Arcelia non so se c'è Loris ecco Loris ciao grazie e questa serata è stata fatta essenzialmente per far conoscere ai cittadini che c'era questa questione no? Delle biomasse, quindi adesso giustamente vi diamo la parola, però ecco l'importante era che voi sappiate che all'uscita dell'atrio qui c'è un tavolino dove potete firmare per aderire alla carta della cera che poi Loris dopo il loro intervento ci spiegherà i contenuti che è un progetto per salvare il biologico contro gli OGM è un tutto un programma per un'agricoltura più sana adesso se volete venire su beh, io vorrei che anche tu dici qualcosa perché tanto se tu sei il proponente poi dopo tu sei il tecnico io c'ho i miei tecnici illustriamo il progetto va bene prego venite su però ci diamo una mezz'ora no, ho paura che dopo vi annoiate no? No, ma io ho tutto il tempo che volete però io ho organizzato degli interventi no? Quindi, prego allora, la pennetta allora, Robin
Io sono la persona più democratica del mondo. Se vuole parlare, parla. Mi spiace. Thank you.